Mancano poche ore al termine del calciomercato, siamo qui con Marco Piccari, direttore di TMU Radio. Che voto dà, direttore, a questa sessione di mercato? Bella domanda. Voto sinceramente non altissimo. Darei un 6,5 di incoraggiamento, ecco. Soprattutto i colpi di ieri mi sono piaciuti. Baldanzi alla Roma, secondo me, in prospettiva un colpo molto interessante, un'operazione interessante per come è avvenuta. Soprattutto potrebbe rappresentare anche un cambio di strategia da parte della Roma in prospettiva. E questo è un bel segnale per il calcio italiano, puntare un po' più sui giovani. Quindi Baldanzi ha alzato un po' la quotazione. Da scoprire l'operazione che ha fatto la Juventus. Io sinceramente non conosco il giocatore, ne ho solo sentito parlare, me lo hanno qualcuno descritto accostandolo per movenze e caratteristiche di campo a Gundogan, e se fosse vero avrebbero fatto un grande colpo, ma dubito che sia, diciamo così, un giocatore destinato a rimanere alla Juve in prospettiva. Penso che la Juve abbia altri obiettivi a giugno. Discreta anche l'operazione di Belotti alla Fiorentina, perché comunque la Fiorentina serviva un attaccante un po' più di spessore rispetto a quelli che ha attualmente nella rosa, e quindi Belotti potrebbe dare una mano ai italiani in questa seconda parte della stagione. Il resto sono tutti movimenti e prestiti che secondo me non spostano molto, no? Per dare un giudizio altissimo a questa sessione di calciomercato. Certo, se la Fiorentina riusciva a mettere a segno un colpo modello Gudmundsson, allora lì la votazione sarebbe cambiata. Non credo che Gudmundsson in queste ultime ore possa spostarsi dal Genoa. La Fiorentina ci ha provato, però credo che il Genoa giustamente voglia un importo economico più alto, ecco. E sarà un protagonista del mercato di quest'estate? Assolutamente, e sarà un giocatore che inseguiranno anche altri club. Non escludo, diciamo, anche quelli più quotati che potranno proiettarsi sul giocatore, così come Zirkzee secondo me diventerà un obiettivo di mercato importante nella prossima sessione. Il Napoli potrebbe proiettarsi su un giocatore di questo tipo, perché partendo Osimhen avrà un bel bottino da investire. Quindi sarà una sessione di mercato un po' più appetibile sicuramente, come sempre quella estiva, e occhio anche agli spostamenti degli allenatori, perché anche lì bisognerà capire un po' di cose. Direttore, mi ha anticipato la domanda. Vogliamo provare a fare questo toto panchine? Secondo lei quali sono quelle più calde per muoversi? Ma guarda, è difficile, però è chiaro che ci saranno dei movimenti sulla panchina del Milan, ci saranno dei movimenti sul Napoli, sono le panchine della Roma. La Roma è un punto interrogativo, perché vediamo che cosa farà De Rossi da qui alla fine, e gli darei fiducia almeno da qui alla fine, e poi vediamo. Non escludo anche altre situazioni che potrebbero apparire, diciamo, in questo momento poco probabili. Italiano alla Fiorentina rimane, Sarri alla Lazio rimane. Guarda, forse una certezza che si sta così creando in questo momento potrebbe essere la permanenza di Allegri alla Juventus. Se rimane Allegri alla Juventus, toglie una panchina importante dal mercato. Allora lì, a quel punto, il puzzle potrebbe essere contro il Milan, perché penso che sia la destinazione più probabile. E Thiago Motta? Thiago Motta mi piace moltissimo, però ho la sensazione che possa anche andare fuori dall'Italia. Vediamo. Occhio alla panchina all'estero di alcune squadre importanti. E ultima domanda, magari sul campionato: è questo il fine settimana che indirizzerà il tricolore? Guarda, in molti rispondono: no, ma c'è tanta strada da fare, tante partite, è troppo presto per poter dire questa cosa, perché le insidie, i trabocchetti, eccetera. Però sappiamo tutti che in una stagione ci sono i passaggi chiave. Secondo me questo è un passaggio chiave. Quindi non dico che deciderà, però potrà dare un indirizzo. Vediamo, la Juve arriva da questo pareggio con l'Empoli che non mi aspettavo, però è una squadra che sta in salute. L'Inter è forte, c'è poco da fare, sta viaggiando ad un ritmo impressionante, ma il merito dobbiamo darlo anche alla Juve, che ha tenuto un passo impressionante. Quindi vediamo quello che succede.
ripeto, non so se sia decisivo, però un indirizzo lo può dare questa partita. Facciamo una piccola ipotesi. Sì. L'Inter non dovesse vincere il campionato, lei vedrebbe ancora Inzaghi sulla panchina? No, ma lo dico con grande affetto, perché mi piace molto Inzaghi, il lavoro che fa, sta secondo me facendo vedere il miglior calcio con l'Inter in questo momento. Per me l'Inter è la squadra che gioca meglio, però Inzaghi deve vincere lo scudetto, per proprio dare un segnale importante anche alla sua carriera. Cioè gli serve questo per potersi consacrare definitivamente tra i migliori allenatori italiani, e di conseguenza non è una pressione che stiamo mettendo a Inzaghi. Io credo che anche Inzaghi sappia questo. Ha vinto le coppe, ha acquisito con la finale della Champions League un maggiore spessore all'interno di questo club, davanti ai giocatori. Lo vedo molto più tranquillo, lo vedo molto più in grado di gestire, diciamo, anche la pressione, però adesso gli serve lo scudetto. Mi serve lo scudetto a lui e all'Inter. Quindi ti dico, se non lo dovesse vincere, dopo 3 anni penso che l'Inter dovrà prendere un altro tipo di strada. Grazie mille, direttore. Grazie a voi, buon lavoro.